Amici di granmichele.eu, bentrovati a una nuova finestra sulla città di Gran Michele. In questo video che stiamo dedicando a voler parlare di associazionismo, e così come vedete dal nostro schermo e ora inquadrato dalle nostre telecamere, abbiamo la gentile presenza dell'amico Salvatore Costanzo. Bentrovato e grazie di essere qui con noi. Prego. Salvatore Costanzo, presidente dell'Avis comunale di Gran Michele, oggi qui ci viene un po' a presentare quella che è l'associazione Avis, Associazione Volontari Italiani del Sangue, che nasce e viene fondata a livello nazionale nel 1927 a Milano. È un'associazione, io li leggo così vi do una breve introduzione, un'associazione apartitica, aconfessionale, senza discriminazione di razza, sesso, religione, lingua, nazionalità. Così come vi dicevo, è fondata nel 1927 a Milano e riconosciuta nel 1950 con una legge dello Statuto italiano. L'Avis è oggi un ente privato con personalità giuridica e finalità pubblica a concorrere a fine del servizio sanitario. Gli scopi dell'associazione, così come poi ci confermerà l'amico Costanzo, sono fissati dallo Statuto, erano venire incontro alla crescente domanda di sangue, avere donatori pronti e controllati nelle tipologie del sangue e nello stato di salute, lottare per eliminare la compravendita del sangue e donare gratuitamente sangue a tutti senza alcuna discriminazione. Sono state corrette queste prime parole che ho detto? Lei ha fatto una cronostoria perfetta di quello che è l'associazione e della nascita dell'associazione. Sì, sono d'accordo per quello che è stato detto. Non c'è dubbio che l'associazione, nata nel 1927 e riconosciuta con legge nel 50, svolge in campo nazionale un ruolo molto importante oggi, che non è di sicuro quello che ha svolto per tanti anni, dal 1950 fino agli anni 80. Cioè prima della venuta monitoraggio obbligatorio della ricerca dell'AIDS, per cui l'associazione prima si limitava solo ed esclusivamente alla propaganda della donazione del sangue, anche alla raccolta, però in maniera per quello che la legge ci permetteva di fare in quegli anni. Allora, ad oggi a livello nazionale l'Avis è presente proprio su tutto il territorio nazionale, suddivisa in 3.180 sedi comunali, 111 sedi provinciali, 22 sedi regionali. Sono inoltre attivi 773 gruppi Avis organizzati soprattutto nelle aziende, sia pubbliche che private, come ulteriore testimonianza della presenza associativa nel territorio sociale. Questo era quello a livello nazionale e regionale. Invece Avis a Gran Michele. Quando nasce l'Avis a Gran Michele? L'Avis a Gran Michele nasce nel 1984 e nasce come gruppo di zona Avis sotto la guida e il patrocinio dell'Avis comunale di Caltagirone, perché la prima Avis che c'è stata nella provincia di Catania è stata l'Avis di Caltagirone, poi è nata l'Avis di Catania e successivamente tutte le altre Avis. Come lei bene ha anticipato prima, la strutturazione dell'Avis ha una struttura piramidale, cioè significa Avis comunale, Avis provinciale, Avis regionale e Avis nazionale. Ognuna di queste quattro strutture ha dei compiti ben precisi. L'unica struttura che si occupa della raccolta del sangue e dei suoi emoderivati oggi è l'Avis comunale. L'Avis provinciale ha un ruolo di coordinamento nella provincia di cui fa parte. L'Avis regionale si occupa nella regione dove viene istituita. E poi abbiamo il CULBN, che è l'Avis nazionale, che ha un compito anche questo di coordinamento, ma soprattutto di rapporto con l'istituzione nazionale. L'Avis a Gran Michele, come dicevo, è nata nell'84 come gruppo di zone. Nel 1985 si è costituita Avis comunale di Gran Michele. Siamo presenti da circa 35 anni come volontari nel nostro territorio, e che sicuramente abbiamo lasciato e stiamo continuando a dare un'impronta per quello che è le associazioni ONLUS, ma soprattutto per quello che è il volontariato. Questa struttura perché è nata a Gran Michele? Possiamo dire che a Gran Michele è nata perché lavorando in una struttura sanitaria e avendo a che fare con dei bambini talassemici,
si sentiva la necessità che ci fosse qualcosa da, per poter far sì che queste bambine non siano in condizioni veramente molto brutte per quanto riguarda il flacone di sangue che qualcuno deve donare o meno. Faccio un inciso, a Gran Michele prima i donatori erano sporadici, significa che c'era l'amico, il parente che lo chiamava e diceva: senti, c'ho bisogno di un flacone di sangue, viene cortesemente quello che c'era o meno. Per cui c'era quello che lo donava volontariamente, tranquillamente, per amicizia, per rapporti di parentela, c'era quello invece che il sangue lo vendeva. E dipendeva sempre dal tipo di gruppo, del gruppo sanguigno che serviva. Lei deve pensare che un flacone di zero negativo a Gran Michele nel 1985-86 raggiungeva un prezzo intorno a 1 milione di lire, perché più raro era il gruppo, più aumentava il prezzo. Per cui la gente era costretta, anche per qualunque situazione sanitaria si venisse a creare, a far sì di chiedere anche prestando di soldi con l'amico, con il parente o meno, pur di raggiungere l'obiettivo che era quello di darlo al parente o al figlio, al nipote, al marito o alla moglie, quello che era, quel flacone di sangue che sicuramente poteva essere anche per salvarle la vita. Per cui, quando nel 1984 un gruppo di amici ci siamo incontrati e abbiamo constatato quello che succedeva non solo a Gran Michele, ma bensì nell'Interland del Calatino, ci siamo messi su e guardandoci in faccia cominciammo a pensare come poter far sì che nascesse a Gran Michele una struttura associativa pronta a soddisfare le esigenze e le richieste che venivano fatte sia dal punto di vista del bisogno chirurgico, sia dal punto di vista del bisogno di sangue o anche per questione di patologie particolari, ma soprattutto per le richieste che c'erano per i bambini emopatici. Questa è stata la spinta che ha fatto sì che questa struttura associativa nascesse a Gran Michele. Da quel momento in poi questa struttura ha cominciato a lavorare e cominciando soprattutto a divulgare il senso della responsabilità che si deve avere nel momento in cui uno fa questa scelta, che non chiede niente ma semplicemente dà. Cioè, non c'è dubbio che donare un flacone di sangue è un gesto meraviglioso che la gente fa in maniera gratuita, senza nessun interesse, senza nessun impegno da parte di chi lo riceve, ma è solo esclusivamente spontaneità e abnegazione verso coloro che ne hanno bisogno, disgraziatamente gente che ha dei problemi fisiche, dei problemi di particolare patologie e che purtroppo va avanti con questo liquido prezioso che è il sangue. Da quanto tempo lei ha preso la presidenza dell'AVS? Io ho avuto la presidenza dell'AVS sin da quando è nato, da 35 anni. Io faccio anche due parole su Salvatore Costanzo, perché sono andato a trovarle. Salvatore Costanzo, presidente dell'AVS comunale di Gran Michele, è stato anche presidente dell'AVS provinciale di Catania, sì, consigliere dell'AVS regionale di Sicilia, componente del comitato di gestione dei fondi speciali del volontario della regione Sicilia. Informatissimo lei. Dobbiamo prendere almeno, certo, le nozioni, certo, mi mancava, certo, solo da quando, certo, lei fosse, certo, diventato presidente dell'AVIS. Io presidente dell'AVIS di Gran Michele sono stato da quando l'AVIS di Gran Michele è nata, tranne un periodo che è stato il periodo quando sono stato assessore al comune di Gran Michele, che per questione mia di correttezza e non perché c'era incompatibilità con la carica che io avevo di assessore e quella di presidente dell'AVIS, per questione mia di dignità personale, di deontologia per quanto riguardava professionale, per quanto riguardava la carica istituzionale che avevo, mi sono dimesso, rimanendo sempre nel direttivo dell'AVIS, però non avendo la presidenza dell'AVIS. Lei, come ha detto durante un intervento che ha appena concluso, l'AVIS a Gran Michele nasce, ma comincia anche a diffondere anche un po' quella che è la sensibilizzazione anche sul sociale. L'AVIS è presente a Gran Michele anche con delle attività, con delle manifestazioni, ci ricordiamo, siete stati voi come AVIS a portare anche attività ludico-ricreative per i bambini in diversi periodi dell'anno, che era il carnevale, si ricordano i carnevali organizzati dell'AVIS, che era forse uno dei punti fondamentali del carnevale,
anche questo, ahimè, è finito. Non solo il carnevale, ma tutto quello che c'è. Anche durante le varie manifestazioni, la presenza dell'Avis ai tempi con la sede in Piazza Carlo Maria Graffa, nella storica sede di Piazza Carlo Maria Graffa, era presente e anche questo dava testimonianza, era anche questo attraverso una sensibilizzazione che poi facevate anche nelle scuole. Mi conferma tutto questo? Sì, io le confermo questo e poi aggiungo altro. L'Avis di Gran Michele, a prescindere la problematica della divulgazione del volontariato, perché vede, io credo nel volontariato e credo appunto perché l'ho definito sempre parte integrante dell'istituzione sanitaria pubblica. Se non ci fosse il volontariato in Italia, lei lo sa meglio di me, che molte cose non venissero portate a termine. Gino Strada, per esempio, per quanto riguarda la sua attività a livello mondiale con la sua associazione e altre, è inutile fare l'elenco di tutta questa gente. Io le dico questo, che io ho sposato questa mia abnegazione verso il volontariato perché era qualcosa che sentivo dentro, per cui oltre a me, altre persone come me, vedevo che avevano lo stesso quel sentimento particolare di dedicarsi alla gente. E grazie a questa costanza, con cui abbiamo portato avanti questa iniziativa, noi abbiamo potuto raggiungere degli obiettivi particolari nella città di Gran Michele, ma soprattutto sensibilizzare la gente che oggi viene a donare il proprio sangue volontariamente e che senza nessuna interesse anche spicciolo non sente quel senso civico di venire a donare il sangue, perché fare la donazione è un atto d'amore, come lo definisco io, ma soprattutto una propria responsabilità e un atto civico verso la città dove noi viviamo. Gran Michele, a prescindere di questo, che è stato promotore di tante attività nel sociale, noi nelle scuole facevamo educazione sanitaria per circa 5 anni consecutivi, mi mettevo d'accordo con gli insegnanti in modo che un'ora alla settimana noi potevamo venire per insegnare ai bambini sin dalla scuola elementare alle scuole medie superiori quello che era e parlare a loro dell'Aves, di questa associazione, cosa si faceva, qual era il significato, perché si doveva aiutare la gente dal punto di vista di donare il sangue. Questo lavoro l'abbiamo fatto per tanti anni, in 35 anni abbiamo fatto tante cose a Gran Michele che hanno avuto e hanno dato, penso, lustro alla nostra cittadina. Una delle cose più importanti, secondo me, che si è fatta è stata quando è venuto qua a Gran Michele il professore Guido Lucarelli. Il professore Guido Lucarelli è stato colui che ha fatto il primo trapianto di midollo osseo nei bambini talassemici e noi abbiamo delle testimonianze anche locali verso persone che sono state trapiantate da Lucarelli e che oggi vivono tranquillamente la sua attività senza quel problema che era la trasfusione del sangue. Oltre a lui abbiamo avuto altri illustri personaggi nel mondo della medicina, il professore Ciaccio per quanto riguardava la problematica della donazione del cordone ombelicale per il prelievo di cellule staminali, abbiamo avuto il professore Giusto Lisi per quanto riguardava l'illustre ematologo dell'Università di Catania che assieme alla dottoressa Di Gregorio si occupano in maniera particolare dei bambini bambine e non bambine oggi giovani dei talassemici. Abbiamo avuto anche dove si è instaurata una collaborazione particolare con il dottore Polizzi, oggi primario in pensione del policlinico di Catania e altri personaggi illustri che noi abbiamo avuto. Ma soprattutto cominciavamo a fare anche quella che era l'educazione sanitaria. L'educazione sanitaria dando la possibilità ai nostri concittadini medici di cercare di fare informazione sanitaria. Abbiamo fatto conferenze con alcuni medici di Gran Michele dove sono messi a disposizione sempre per quello che riguardava le problematiche dell'epatite, medici per quanto riguardava le problematiche in pediatria. Cioè noi abbiamo fatto anche a Gran Michele
un corso della durata di 4 lezioni per quanto riguardava il primo intervento in chirurgia, in pediatria, utilizzando gente che lavora con i bambini, pediatri che lavorano con i bambini, come dare il primo soccorso quando in un bambino succede qualcosa di particolare. Per cui tutte queste cose ci hanno permesso di avere ormai di dare e di avere principalmente noi un bagaglio culturale, sanitario e parasanitario al punto di poter dire tranquillamente che oggi l'AVS del Gran Michele si pone come associazione di volontariato Onlus a far sì che a Gran Michele ci fosse un punto di riferimento, non dico sanitario in tutto e per tutto, ma bensì per quello che riguarda le prime situazioni che possono essere di notevole importanza per i nostri cittadini. Quali sono i numeri ad oggi dell'AVIS comunale di Gran Michele, sia come numero di donatori, anche come quantitativo di sangue in questo caso? Noi a Gran Michele raggiungiamo oggi in maniera non pressante, cioè di far donare, perché la legge, cosa dico? Apro una parentesi, la legge dice che chiunque può donare il sangue e che la durata e le donazioni possono essere fatte per l'uomo una volta ogni 90 giorni, cioè significa ogni 3 mesi, per la donna 2 volte l'anno, ogni 6 mesi. Perché questo la legge ce lo impone? La legge ce lo impone perché si rifà per quanto riguarda la messa in circolo dei globuli rossi, cioè che significa? Quando il soggetto fa la donazione del sangue, fa una donazione di sangue intero, cioè il sangue è costituito da una parte corpuscolare e da una parte liquida. La parte corpuscolare, cioè, fanno capo a globuli bianchi, piastrine e globuli rossi. La parte liquida è il cosiddetto plasma, cioè quella sostanza che serve a far vivere la cellula durante il periodo della sua vita. Per cui nell'uomo c'è che ogni 3 mesi, 4 mesi, un organo particolare che è la milza va a distruggere i globuli rossi vecchi che sono in giro e stimola il nostro midollo a far sì che ci siano sempre la stessa quantità di globuli rossi in giro nel nostro organismo. Generalmente la quantità di globuli rossi che noi abbiamo nell'uomo varia dai 4 milioni e mezzo ai 5 milioni, nella donna vale dai 4 milioni ai 4 milioni e mezzo. Però nella donna, dato soprattutto al problema della sua costituzione fisica e del suo ciclo mestruale mensile, non c'è dubbio che noi la facciamo donare diversamente rispetto all'uomo. Nell'uomo invece questo non c'è. Allora lo facciamo donare generalmente 3-4 mesi e l'uomo può donare tranquillamente. Ma a Gran Michele, per il numero di donatori che noi abbiamo, facciamo in modo che i donatori di sangue, a Gran Michele l'uomo, per quanto riguarda l'uomo, va a donare intorno a ogni 8 mesi, 9 mesi, un anno, mentre la donna la facciamo donare ogni 7-8 mesi, cioè in questo modo. E perché? Perché normalmente non vogliamo che ci sia questo continuo senso di impegno per quanto riguarda la donazione, tranne per determinate problematiche particolari, esempio un incidente che capita, allora c'è bisogno urgente di sangue, allora noi chiamiamo il donatore anche sempre che sono passati i 4 mesi che la legge dice, lo chiamiamo anche subito dopo i 4 mesi, ma se non ci sono particolari esigenze noi chiamiamo le persone ogni 8 mesi, un anno, tutta questa è le modalità e l'utilità che noi abbiamo soprattutto come associazione. Perché questo si può fare oggi? Questo si può fare perché in tutto l'Interland del Calatino, quando io fondai l'AVIS a Gran Michele, mi sono dedicato anche all'AVIS del circondario e portano la mia firma altre 8 AVIS che sono nate nel Calatino. Io ho fatto nascere l'AVES di Mirabella, ho fatto nascere l'AVES di San Michele di Canzeria, l'AVES di Palagonia, l'AVES di Ramacca, l'AVES di Sangono. Tutti questi paesi ormai hanno una propria associazione di volontari che si permettono di avere l'autosufficienza per i propri paesi.
Per cui noi abbiamo un cumulo di flaconi che raccogliamo ogni anno intorno ai 3.000-3.500 flaconi, che sono quelle che servono per la necessità che ha il nostro punto SIMIT, che c'è il Caltagirone, cioè il centro trasfusionale, per le esigenze fra talassemici, fra interventi di chirurgia, fra gente con patologie neoplastiche, ha un bisogno dai 3.500-4.000 flaconi annue, che sono sempre una sufficienza relativa. Per quello che si fa nel nostro punto di ospedaliero che abbiamo. Però noi come Gran Michele oggi ci fermiamo, non vogliamo azzardarci a continuare a fare più flaconi, noi ci aggiriamo intorno ai 500 flaconi l'anno a Gran Michele, che sono quello che servono per le nostre esigenze di cittadine di Gran Michele e per quello che è l'utilità che noi possiamo avere in maniera tranquilla, senza creare dei problemi di carenza di questo liquido prezioso. Per cui noi generalmente durante l'anno facciamo queste raccolte, però se noi volessimo possiamo anche aumentare la quantità di flaconi grazie alla sensibilità che hanno i Gran Michelesi, perché i Gran Michelesi da quando l'Aves è nata hanno acquisito una sensibilità particolare alla donazione del sangue, che io ringrazio sempre giornalmente e che continuamente a dire che grazie all'associazione oggi noi abbiamo l'autosufficienza soprattutto a Gran Michele. Chi può essere il donatore tipo? Quali sono i parametri che deve avere un donatore? Mentre prima la legge non era severa come quella che c'è oggi. Prima bastava che il donatore venisse in un punto di raccolta e che se alcuni parametri, i parametri fondamentali che erano il controllo della pressione, le condizioni fisiche generali del soggetto andavano bene, poteva essere anche un donatore. Dal 1986 la legge ha cominciato a pretendere giustamente dei particolari esami di controllo, e questo è nato da quando si cominciò a parlare, o meglio dire in Italia si cominciò a parlare della presenza di AIDS, della presenza di epatite C, della presenza di altro tipo di malattie. Cioè, che significa questo? Che la legge nel 1992 si cominciò a far sì che chiunque donasse il sangue venisse controllato prima della donazione, cioè invece di essere un donatore periodico, invece di essere un donatore occasionale che si trovava per esempio a mare, si trovava là, c'era l'autoemoteca, veniva chiamata e poteva donare tranquillamente il proprio sangue. Oggi invece no. Oggi chi deve donare il proprio sangue deve sottoporsi a degli esami di controllo. Che significa? Noi ogni volta che facciamo la donazione facciamo prima gli esami, i cosiddetti esami pre-donazione, che consistono nell'andare a vedere se il soggetto è in condizione ottimale per donare il sangue, facendo esami di controllo sia di virologia e anche di chimica clinica, in modo che il soggetto nel momento in cui dona il sangue è sicuro di non poter trasmettere delle patologie particolari, quale AIDS, epatite, eccetera, eccetera, che quasi sempre, se non c'è, quasi sempre soggetti che venivano di fuori, come è successo, potevano essere portatori di questo tipo di patologie e potevano trasmetterle con la donazione. Oggi, con la pre-donazione che noi facciamo, quelli che non sono, che hanno dei valori non idonei, noi li rimandiamo a dei controlli che facciamo sempre noi, dicendo se fra 6 mesi ricontrolliamo questi valori, come vanno, come non vanno, dopodiché poi vediamo. Il resto invece, dopo questo esame e dopo una visita obiettiva fatta il giorno della donazione, possiamo dire tranquillamente tu sei idoneo a far sì che ti sottoponga alla donazione del sangue. Con questo modo, grazie a questo e alla lungimiranza che hanno avuto
quando c'è stato l'inserimento obbligatorio per quanto riguardava gli esami di predonazione, il ricevente non ha più la possibilità di avere trasmesse patologie particolari che prima le parlo degli anni 70 o meno, ci potevano essere come ci sono stati o meno. Oggi invece no, oggi la donazione del sangue è sicura, sicura perché prima vengono fatte tutto quello che la legge ci impone da fare. Benissimo, abbiamo un po' parlato dell'Avis, un po' quello che ha all'interno, quello che è il suo lo scopo, la funzionalità e le modalità per poter, quali sono le modalità per poter effettuare una donazione. L'Avis a Gran Michele, così andiamo a chiudere. E come dicevamo all'inizio, ha cambiato diverse sedi. Ora, finalmente, dai primi mesi del 2016, acquisisce un nuovo stabile di circa 150 metri quadrati con ingresso principale da via Roma, situato presso l'ex scuola elementare Giuseppe Mazzini, cosiddetta centrale, in cui sono stati ceduti all'Avis in comodato d'uso per anni 9. Il suo intervento al momento della consegna è stato a nome di tutta l'associazione, e desidero ringraziare l'attuale amministrazione, il sindaco e il consiglio comunale per la sensibilità dimostrata nei confronti di una realtà associativa come la nostra, che ha fatto del volontariato la propria bandiera. Quanto è importante avere una sede funzionale, grande e ospitale? Intanto io la ringrazio per questa domanda, perché ci tenevo che, anche se non l'abbiamo concordato, lei mi facesse. Perché questo? L'Avis comunale di Gran Michele ha cambiato in tutto 4 sedi. Quando è nata a Piazza Dante, ed erano 2 stanzette, allora era associazione Avis comunale di Gran Michele, e che noi utilizzavamo solo e esclusivamente come associazione per il reclutamento, per la pubblicità dell'Avis, quello che faceva, quello che non faceva, tutto quello che era. E poi, grazie all'automoteca di Caltagirone, dove il comune di Gran Michele, quando è stata comprata quell'automoteca, io ci tengo a dirlo, allora sindaco di Gran Michele, il professore Michele Umana, diede 1 milione di lire per poter contribuire all'acquisto di quell'automoteca. E il primo a salire in quell'automoteca è stato proprio il sindaco Umana, perché ci teneva a far sì di dire: doniamo il sangue, perché è giusto, perché quel contributo dato dal comune di Gran Michele per l'acquisto dell'automoteca significava che noi, come gruppo di volontari, ci sentivamo partecipe, ma soprattutto non dico padroni, ma bensì di avere contribuito a quella spesa del 1 milione che il comune aveva dato per acquistare quell'automoteca là. Dopodiché l'Avis, dopo nel 1989-90, si è trasferita in piazza oggi Carlo Maria Carafa, e si è trasferita in un locale molto grande, che era circa 200 metri quadrati, che era il locale dove c'era l'ex banca di credito San Giuliano, dove grazie allora al proprietario, che era il dottore Lifave, anche lui veramente sensibile quando io sono andato da lui a chiedere se ci poteva dare quei locali, ce li poteva affittare, lui felicissimo ce li affittò, e noi, e allora c'era la possibilità di avere dei contributi a livello regionale, noi con i contributi a livello regionale che si avevano pagavamo l'affitto e cominciamo a lavorare. Perché? Perché sapevamo la responsabilità che avevamo sulle spalle, cioè significava avere quella struttura sulle spalle, pagare quei soldi di affitto, si lavorava solo per quello che era l'associazione, perché si ci credeva nell'associazione e si voleva che l'Avis a Gran Michele crescesse. In quegli anni l'Avis a Gran Michele raggiunse dei numeri abbastanza alti, si cominciava a parlare di circa più di 1000 soci, si cominciò a parlare di un numero eclatante di flaconi versati, si cominciò a parlare un discorso completamente molto più ampio, che per fortuna sta continuando ad andare avanti fino anche oggi. Dopodiché nel 1996, mi sembra, non mi ricordo, 2000, così, siamo costretti perché la padrona di casa voleva i locali
e noi l'abbiamo, non volevamo fare storia, niente, l'abbiamo ceduto e ce ne siamo andate sempre in piazza Carlo Maria Carafa, vicino nell'angolo opposto di fronte. I locali erano completamente diversi, non c'era una possibilità di avere quello che c'erano nei locali che eravamo prima. Negli ultimi anni, si parla intorno al 2005, si cominciò a parlare all'interno delle strutture associative, ma soprattutto a livello regionale, del cosiddetto centro regionale sangue, o meglio dire nacque il centro nazionale sangue e il centro regionale sangue. Per cui ci cominciò a imporre a tutte le associazioni di avere una delle strutture qualificate per la raccolta del sangue. Da quel momento in poi noi cominciammo ad avere dei grossi problemi, perché significava avere un determinato metraggio di metri quadri per poter ospitare l'associazione. Però il nostro obiettivo non era quello di fermarci solo ad associazione, era quello di far sì che a Gran Michele nascesse una struttura che era quella per la raccolta del sangue in sede, il cosiddetto centro di raccolta fisso. E a Gran Michele nacque il centro di raccolta fisso nel locale dove eravamo prima, non nella seconda fase, ma nella prima fase. È nato il centro di raccolta fisso nel 1989-2000. Quei locali a noi ci costarono un sacco di sacrifici, perché significava avere il metraggio minimo di 150 metri quadrati, si cominciò a parlare di ambiti ristretti per quanto riguardava la selezione del donatore, la sala Salas doveva essere per i fatti suoi, doveva avere dei requisiti minimi particolari, tutta questa storia qua, e noi siamo riusciti a farla. Dopodiché poi ce ne siamo andati sempre in piazza in Carlo Maria Carafa oggi, nell'angolo opposto, dove questi requisiti non c'erano al 100%, però dovevamo cercare dei locali particolari. E l'abbiamo trovato in via Cordova, che era un appartamento ampio dove aveva 120 metri, 140 metri quadrati, e che noi con delle ristrutturazioni interne l'abbiamo fatto sì che l'Aves avesse il suo centro di raccolta fisso. L'anno scorso si cominciò a parlare, cioè l'Aves comunale di Gran Michele è stata visitata dall'assessorato regionale alla sanità tramite i suoi ispettori e ha passato l'ultimo esame, che era quello del centro di accreditamento regionale. Cioè abbiamo avuto finalmente quello di dire: noi abbiamo una struttura accreditata per la raccolta del sangue e degli emoderivati. Se noi vogliamo, come si sta cercando di pensare o meno, possiamo anche raccogliere non più sangue intero solo, ma anche plasma, comprando quanto sarà la possibilità o meno, un separatore cellulare, e poter fare questo di raccogliere il sangue, che diventa di notevole importanza per la cedendola delle strutture farmaceutiche, per far sì che venisse lavorato e prendere i suoi emoderivati, cioè significa albumina, fattore ottavo e comber, cioè sostanze farmacologiche importantissime per determinati tipi di patologie. Noi questo l'abbiamo raggiunto come centro, come unità di raccolta fissa accreditata, l'anno scorso, quando a giugno abbiamo avuto l'ultima fase di questa lunga per percorso, perché non era facile averlo, questo è il problema. Ebbene, come centro di raccolta fisso nel 1989 siamo stati il primo che è nato nella provincia di Catania. C'è stato il primo nella provincia di Catania e il secondo nella regione Sicilia. Cioè significa che abbiamo fatto un passo più grande della gamba che noi potevamo fare, però ci siamo riusciti. Modestamente, con il lavoro che facciamo, che si è fatto, con quella caparbietà di volontari che noi abbiamo, siamo riusciti ad avere questa struttura finalmente accreditata e da poter fare anche questo. Poi che è successo? Quando io ero assessore, non c'era la possibilità di fare richiesta al comune di Gran Michele per avere dei locali. Perché? Perché il comune di Gran Michele non aveva locali propri disponibili per poterlo fare. L'unico locale che il comune di Gran Michele aveva era quello dove c'è oggi l'ARCI, l'Associazione dei Bambini Cerebrolesi.
che giustamente, io allora ero assessore, era giusto che loro già c'erano, che venisse valorizzato quella struttura, venisse potenziato e che non poteva, non, cioè era, diventava anche importante far sì che chi facesse volontariato a Gran Michele avesse una struttura per non poter pagare più gli affitti, che significa, che noi capiamo perfettamente che significa pagare un affitto per portare avanti volontariamente un'associazione, specialmente quelle di natura sanitaria che sono particolari perché richiedono determinati requisiti. Io allora tentavo di fare delle richieste, ma non c'era, la realtà era quella che non avevamo locale. Quando poi si sono liberate strutture a Gran Michele, quale poteva essere la scuola elementare, quale poteva essere il tribunale, quale poteva essere l'altro tribunale quando sono state, che è stato costruito dove c'era il giudice di pace, sì, e in più tutta questa struttura è qua, io feci la richiesta per avere l'AVS dopo 35 anni di vita che aveva, di poter avere dei locali, perché noi vogliamo consolidare quello che era la struttura accreditata, ma avendo anche la possibilità di raccogliere non solo sangue intero, ma anche far sì che a Gran Michele ci fosse la possibilità di raccogliere emoderivati. Io feci la richiesta e che in maniera per me entusiasta, per l'amministrazione comunale di la massima disponibilità, ci hanno assegnato i locali della scuola, dell'ex scuola elementare. Però la prima cosa che allora mi disse il sindaco fu quella di dirmi: noi i locali ve li diamo a condizione che noi non possiamo assolutamente spendere una lira per poter aggiustare quei locali. Io mi sono assunto la responsabilità di dire: va bene, noi ci prendiamo il locale e facciamo in modo con i nostri sacrifici di poter far sì che all'interno nascesse una struttura sanitaria degna di quello che noi abbiamo fatto negli anni passati, quando c'era il centro di raccolta fisso. Ci hanno dato quel locale, abbiamo firmato questo comodato d'uso per 9 anni e da quel momento in poi, appena sono arrivato nel locale dell'ex della scuola, la prima cosa che è stata fatta è stata quella di metterci le mani in testa e dire: ma per riprendere tutta questa cosa qua, ma tanta era la voglia di che nascesse questa struttura, che continuasse ad esserci questa struttura di volontariato, che abbiamo fatto un mutuo per poter far sì di aggiustare i locali interni, un mutuo di 25.000 euro per poter far sì di aggiustare i locali interni e l'AVES avere finalmente una sua propria sede e continuare a lavorare per quello che l'associazione ci dice di fare, ma soprattutto rispettando quello che sono i requisiti minimi dettati dalla legge, in un locale dignitoso, in un locale presentabile. Preannuncio che io domani sera ospiterò qua tutte le AVS della provincia di Catania, perché abbiamo una riunione importantissima per quanto riguarda i consorzi delle associazioni di volontariato, e li sto ospitando qua, e che soprattutto il donatore, l'avesino, il cittadino che viene si possa dire: finalmente noi a Gran Michele abbiamo una struttura associativa nostra, ci sentiamo padroni perché siamo tutti padroni dell'associazione e siamo tutti responsabili di quello che è stato fatto nella nostra meravigliosa Gran Michele. Questo sì, questa era una cosa che ci tenevamo di avere, e senza pestare piede non abbiamo pestato piede a nessuno per avere questo locale, anche perché non abbiamo toccato niente di quello che era la scuola. Perché in un primo tempo c'è stato qualcuno, la preside ci diceva la scuola, ma noi non abbiamo voluto i locali pestando i piedi della scuola, abbiamo avuto solo esclusivamente quei locali di via Roma perché dignitosamente, dico e ripeto dignitosamente, la scuola ci può essere quanto vogliono loro tranquillamente e non ha nessuna, non inficia completamente niente di quello che è, il palazzo dove c'era la scuola elementare. Completamente, abbiamo solo in comune l'ingresso principale, ma separato in tutto e per tutto, per cui è una cosa molto bella, anche perché io penso che
Le associazioni di volontariato debbono essere aiutate e debbono essere aiutate, l'unico modo per aiutarle è quelle che se ci sono locali di poterle dare, perché serve alla struttura e al volontario portare avanti in maniera disinteressata ma con grande abnegazione verso quello che si stabilisce di fare quei locali. Per questo io sono favorevole, perché se ci sono dei locali di darle a queste strutture associative dicendo io vi do la struttura, pensate voi a quello che serve per quanto riguarda il resto del mantenimento dell'associazione. E penso che in quella struttura locali ce ne sono. Sì, ce ne sono tante, anche perché so che c'è stata un'altra associazione che sempre di bambini cerebrolesi che ha avuto dei locali sotto. Non c'è più l'associazione. Cosa? Ora non c'è più l'associazione. Come? Perché ultime voci dicono che l'associazione forse si sia già sciolta. Ah sì, questo mi dispiace. Comunque, abbiamo saputo invece dall'amministrazione che forse è intento dell'amministrazione portare anche qualche ufficio comunale all'interno. Sì, ma c'è la possibilità tranquillamente. Ma i locali certo. Ci sono un sacco di locali, può portare anche, io quando ero assessore lo dicevo, per esempio qualche ufficio comunale dove oggi ancora c'è, si potrebbe tranquillamente portare in una struttura esistente come quella là, come si era pensato anche prima, perché io mi ricordo nella passata amministrazione sia il sindaco sia il presidente del consiglio, tutti noi eravamo pienamente d'accordo perché alcune strutture, alcuni locali, alcuni edifici venissero portati là. Perché no? Anzi, risparmiamo qualcosa di affitti. Si risparmia dell'affitto dove c'è, così questo sì. Questo signor Costanzo, invece sul discorso politico ci rimandiamo a una successiva intervista in cui avremo modo anche di scendere in questi particolari che sicuramente avremo anche modo di parlare là. Oggi invece ci vogliamo fermare proprio su questo discorso, questa lunga intervista che abbiamo voluto fare su che cos'è l'Avis e su che cos'è l'Avis oggi a Gran Michele, che cos'è stata, da quando è nata, lo scopo e gli obiettivi e quanti oggi a Gran Michele fanno in modo che l'Avis possa esistere non solo come struttura ma anche come fornitura di quel prezioso liquido che oggi è il sangue. Ringrazio Salvatore Costanzo, presidente attuale dell'Avis comunale di Gran Michele, per essere stato qui con noi. Le do appuntamento quando vuole a tenerci in considerazione su questa finestra per poter parlare con la città per la presentazione delle vostre giornate di donazione. C'è stata la giornata mondiale appena giugno, mi sembra che è stata il 16 di giugno è stata la giornata mondiale della donazione del sangue, quindi sappiate che qui siete siamo a vostra completa disposizione per poter trasmettere questa importante messa. Io la ringrazio tantissimo per quello che mi sta dicendo, sicuramente mi farà piacere anche parlare di politica, anche perché è qualcosa che uno ha fatto per tanti anni e che ce l'ha. È un desiderio che uno normalmente non può dimenticarsi. La politica non si dimentica mai, però io verrò sicuramente, come verrò anche a parlare di questo progetto che abbiamo, glielo preannuncio sin d'ora, quello di dobbiamo inaugurare la nostra sede, sicuramente la inaugureremo verso la fine di settembre, perché prima si è fatto passare il momento caldo che c'è stato a Gran Michele. Caldo di temperatura, caldo di politica. Di politica che c'è stato, e dopodiché poi abbiamo pensato che era giusto inaugurarla verso la fine. Ci farà piacere se ci tenete in considerazione. No, sicuramente, questo non c'è dubbio. Benissimo, andiamo a chiudere. Ringraziamo Salvatore Costanzo, presidente dell'Avis Comunale Gran Michele, per averci dato la possibilità di questa finestra proprio su questa realtà, e ringraziamo i nostri amici telespettatori per questo spazio che ci hanno dato di entrare nelle case attraverso granmichele.eu. Di questo vi ringraziamo e vi diamo appuntamento a una nuova finestra di granmichele.eu. Ospita, buona serata e grazie. Grazie.